È partito il big match fra l'Atletico Casarza e il Montepenna, rispettivamente la prima forza del campionato e la quarta. Il Casarza comanda 37 punti insieme alla Ruentas, il Montepenna al quarto posto con 31 punti. Ancora Piscopo, il pallone in mezzo sul secondo palo, la conclusione di sinistro portata da Garibaldi, la parata di Longinotti. È arrivato il primo pericolo verso la porta del Montepenna quando sono passati il sinistro a cercare Chiartelli, la spizzicata di testa Cerea che passa, prova a passare dietro a un difensore, ancora Vorio per Barbieri contro Massucco. Alla meglio Barbieri, il cross, pallone che rimane lì, Rea, il vantaggio del Montepenna quando sono passati 8 minuti, il cross di Barbieri, il pallone che è rimasto vicino al limite dell'area piccola, si è avventato Rea sul pallone e ha portato in vantaggio il Montepenna, la formazione di mister Sanguinetti che così si porta a condurre al comunale di Casarza Ligure. Infatti ad oggi le due formazioni sono a pari punti, ma seguiamo l'azione del Casarza, una triangolazione sull'out di sinistra, poi la conclusione, la respinta di Longinotti, prova a mettere fuori la difesa, pallone colpito di testa da Ruaro, poi ha provato la conclusione, sembra il numero 9 Solari con il pallone che esce sul fondo, contro Valente, ancora Piscopo. Ritorna sui suoi passi, poi Lavaggi, nuovamente Costa, quindi Garibaldi, pallone che passa, Solari, il Casarza che trova il pareggio. Ottimo il passaggio filtrante, è bravissimo l'attaccante del Casarza che si è fatto trovare pronto al 20° del primo tempo, ha riportato in parità il match. Massucco, quindi Lavagnino, ancora Lavagnino per Lavaggi, prova ad accelerare il numero 8 del Casarza, entra in area il destro con il pallone che esce alla destra di Longinotti, buona l'azione portata dal Casarza col Montepenna che si è fatto trovare impreparato con la difesa altissima, il passaggio filtrante di Lavagnino per Lavaggi, la conclusione del Montepenna creando anche qualche pericolo alla porta di Longinotti. Garibaldi rientra sul destro, poi di testa Parma, la girata provata da Solari, c'è il gol del Casarza, deve essere Costa che è andato ad insaccare il pallone per il 2-1. Dicevamo del Casarza, si era reso molto più pericoloso dopo aver trovato il pareggio, formazione del Casarza che è andata sul 2-1 con il numero 7 Piscopo. Lavagnino per ancora Lavagnino, riesce a passare, va ad avversare Lavagnino contro Longinotti, supera Longinotti, il ritorno di un difensore, pallone che entra lo stesso in rete, Lavagnino, Casarza 3 Montepenna 1. Casarza completamente ribaltato il risultato, si è portato addirittura sul più 2 nei confronti del Montepenna, è il 31esimo. L'azione personale portata da Lavagnino, passato in mezzo a due avversari, partito dal cerchio di centrocampo, arrivato al limite, ha provato a superare il portiere Longinotti, la deviazione di un difensore nel pallone che poi è entrato ugualmente in rete per il 3 Costa. Ancora lancio per Solari, solo contro Longinotti, rientra sul sinistro, il destro con il pallone che esce di pochissimo alla destra dalla porta difesa di Longinotti. Il Montepenna che è veramente nel panico, non c'è la squadra di mister Sanguinetti, ha rischiato. Dalla bandierina andrà Garibaldi. Pallone, rimane lì la girata, batti e ribatti, riesce a mettere fuori alla fine la difesa dell'Atletico Casarza, ancora Piscopo di testa, Parma, riparte il Montepenna, salva tutto, però Massucco, pallone a centro area di testa a Lusardi, poi Avorio la girata,
Brusco va a parare la conclusione e la girata quindi di Avorio. Terreno di gioco, le formazioni del Casarza del Montepenna, il parziale dopo il primo tempo vede la formazione di casa in vantaggio per 3-1. Garibaldi dalla bandierina, pallone a centro area, l'uscita di Loncinotti, poi la testa di Costa, pallone sul fondo. Lavagnino, Lavaggi, Solari, ancora Solari sul destro, la traversa di Solari, poi Gandolfo, pallone fuori. La conclusione di Solari che si è andata a infrangere contro la traversa, ottimo il tiro del numero 9, poi Gandolfo, il pallone sul fondo, pallone anzi il numero 7 Piscopo, il cambio gioco per il numero 11 Bisello, lo scambio con Lavagnino, ancora Bisello, il pallone sul destro contro Colombo, si accentra, la conclusione, si distende Loncinotti che va a deviare, ottima la conclusione di Bisello, bravissimo il portiere del Montepenna Loncinotti. All'indietro per Garibaldi, il cross di prima, Bisello, palo Loncinotti, angolo. Casarza pericolosissimo tutte le volte che si porta in avanti. Dopo la traversa colpita da Solari è andato a colpire il palo Bisello. Per Rea che non riesce ad arrivare sul pallone, esce palla al piede, un difensore delle Casarza la perde, quindi Ramazzotto. Pallone che esce sul fondo, si rivede, poi Chiartelli, la conclusione di destro, il palo di Chiartelli, poi libera la difesa dell'Atletico, un compagno, Aurora per Rea, il destro di Rea, la parata di Brusco. Quando è il 29esimo, cross, mette fuori la difesa dell'Atletico in due tempi, ancora Rea all'interno dell'area, termina a terra, c'è il calcio di rigore per il Montepenna. Infatti è lo stesso numero 10 che posiziona il pallone sul dischetto. Fischio dell'arbitro, va Rea, para Brusco, la parata di Brusco che salva il risultato a questo punto, a quando mancano 10 minuti alla fine della partita, probabilmente chiude anche il match. Valente anticipato, Lavagnino per Schiaffini, passa il pallone, il gol, il 4-1 di Schiaffini. Dalla parte opposta Rea ha sbagliato il rigore, qua Lavagnini, Schiaffini, pallone che passa sotto Loncinotti e si infila all'interno della rete per il 4-1. A questo punto si può dire che la gara è definitivamente chiusa. Schiaffini, Lavagnino alla meglio su Aurora, ancora Lavagnino all'interno dell'area, Lavagnino terrato da Colombo, calcio di rigore per l'Atletico. Si presenta sul dischetto Costa contro Loncinotti, conclusione di sinistro, il pallone che entra in porta, è il 5-1, quello siglato da Costa, ottimo il rigore del centrocampista in maglia granata che è andato ad insaccare alla sinistra del portiere Loncinotti. È così poco tempo, il lancio per Schiaffini, la posizione è regolare, ancora Schiaffini, il destro, Loncinotti si allunga, riesce a bloccare il diagonale da parte di Schiaffini, ancora Rea, il doppio controllo, la conclusione, pallone che esce sul fondo, Schiaffini non riesce a controllare la palla, Colombo, ancora Schiaffini, va via Schiaffini, il ritorno di Colombo, ancora Schiaffini, un altro diagonale, pallone sul fondo e arriva il triplice fischio del
direttore di gara, con l'Atletico Casarza che si aggiudica il big match andando a vincere addirittura per 5-1 contro il Montepena. Ricordiamo i gol, il vantaggio al nono del primo tempo del Montepena con Rea, poi è arrivato il pareggio di Solari, il vantaggio con Pisco, poi il 3-1 con Lavagnino, tutto questo nel primo tempo. Nella ripresa Rea sbaglia il rigore, Schiaffini segna e Costa su calcio di rigore. Sigla il 5-1 definitivo. Per quanto riguarda la telecronaca, per quello che succede sul campo il comunale di Casarza è tutto. Ora la linea va agli spogliatoi con le interviste. Daniele Gandolfo, allenatore dell'Atletico Casarza. Allora, 5 gol, un rigore parato da Brusco, due pali, vittoria col Montepena, non potevi chiedere di meglio. Ma assolutamente no, è stata una bellissima partita, tante occasioni, siamo andati sotto con un gol un po' la nostra disattenzione dietro, poi siamo stati concentrati e siamo riusciti a recuperare la partita benissimo. Ecco, continua il vostro grande campionato anche dopo la sosta, che forse era il vostro problemino negli altri anni. Sì, sì, ci siamo allenati bene, ma guarda, su richiesta dei giocatori, stranamente. E tutti gli allenamenti, 25-26 persone, e i risultati ora si vedono. E allora è arrivata forse la maturità per fare il salto nella categoria superiore? Ma penso di sì. Quest'anno siamo consapevoli di essere una buona squadra, abbiamo preso anche due ragazzi nuovi e speriamo di arrivare in fondo così. Allenatore del Montepena, allora mister, siete andati in vantaggio e poi cosa è successo alla tua squadra? È successo che la mia squadra è andata in vantaggio, era convinta vedendo il sole, effettivamente forse di essere al Maro, di essere venuta a far l'invitato di maggio alla festa del Casarza. Fortunatamente ancora la prima del girone di ritorno, quindi avremo ampio margine per riscattarci. Più che altro la prestazione vorrei che venisse riscattata, perché anche se abbiamo avuto la possibilità di rientrare in partita, per me oggi il Casarza ha dominato, ha avuto tutte le ragioni di vincere, dobbiamo acquisire esperienza su questi campi ed allenarci. Sono contento del cammino fin qui fatto, perché eravamo alla sesta di andata, avevamo fatto 7 punti, poi ci siamo tirati su bene. E comunque complimenti al Casarza e buon campionato, grazie. Secondo te è un problema fisico della tua squadra o solo mentale? No, secondo me Joel è un problema mentale, perché ho tantissimi ragazzi che sono 89, 90, 91 e diciamo i componenti anziani sono ragazzi che non sono degli interditori dei combattenti, quindi noi sicuramente dobbiamo acquisirla, dobbiamo mettercela quella voglia in più, anche perché ci manca poi tante altre malizie. Siamo una squadra che cerca di giocare sempre il pallone per terra e di far vedere un bel gioco, e oggi il Casarza l'ha fatto vedere più di noi.